a tutti. Allora, oggi festeggeremo il mio compleanno, che in realtà è il 25 gennaio, però oggi è domenica e lo festeggiamo oggi perché sennò poi domani ci sono le bambine a scuola, tutti vanno a lavoro, cioè tutti, che poi sono solo i miei suoceri, vabbè. Adesso sono incasinatissima perché sono già le 11:05, all'una arrivano. E adesso devo far mangiare le gemelle perché loro le faccio mangiare prima, che poi hanno subito sonno perché sono abituate all'orario del nido. Loro alle 11:30 mangiano al nido, quindi bene o male anche a casa manteniamo quell'orario. E infatti adesso ho messo su, praticamente farò la pastina con le lenticchie. Adesso ho messo su anche a cuocere un po' di cavolfiore, così hanno il piatto completo. E niente, intanto sto facendo le pulizie di casa, quindi sto passando l'aspirapolvere di là. Ho già lavato i pavimenti in sala, in corridoio, nell'ingresso. Non credo che laverò la cucina, il bagno e la camera da letto. Ah, e anche la cameretta lavato, perché tanto domani poi pensavo di rifare tutto, perché comunque arrivano con le scarpe, eccetera, loro gattonando, cioè gattonando, stanno sempre a terra con i giochini, eccetera. Io tutti i giorni lavo praticamente, a maggior ragione se viene gente a casa, quindi. E niente, adesso finisco di fare la pastina, poi devo finire di decorare la torta, che l'ho fatta senza glutine. Ormai sto cercando di esercitarmi per farle senza glutine e ho trovato una ricetta abbastanza collaudata, infatti uso sempre quella. L'unico problema è che non è vegana, perché vegane, ragazze, cioè io ci ho provato ma mi vengono uno schifo, più che altro il pan di Spagna. Non ho ancora trovato una ricetta ad hoc, quindi sto facendo varie prove, però purtroppo è difficile. Cerco di usare comunque, anziché il burro, la margarina, oppure la panna sempre vegetale, ma l'ho sempre presa vegetale. L'unico problema sono le uova, cioè ma il pan di Spagna proprio non cresce, quindi devo fare 1000 strati. Adesso sto facendo un attimo arrivare a temperatura la margarina, che l'ho colorata, che ci devo fare sopra le decorazioni, e poi è finito. E basta, adesso faccio mangiare loro e vediamo se ce la facciamo ad arrivare all'una senza esaurirci. Ah, dimenticavo, poi devo anche stendere due lavatrici che ho già fatto. Adesso aspettavo di passare l'aspirapolvere così poi potevo stendere. E no, più che altro per la torta, perché già ho fatto una fatica bestia a trovare una ricetta senza glutine del pan di Spagna, perché anche lì è stata dura, cioè trovare una ricetta giusta per fare delle torte come si deve senza glutine non è stato facile. Adesso ne ho trovata questa, ho trovato questa che è abbastanza buona, infatti sto usando sempre questa come ricetta. E per farla alta così di solito faccio due pan di Spagna del diametro di 17 cm la teglia, così mi vengono belli alti e poi devo solo tagliare gli strati e farcirli, eccetera. Quindi, perché poi noi siamo sempre poche persone quando facciamo le feste, quindi alla fine quel diametro di torta mi basta e avanza. E niente. Ecco, questa è la torta, la base, diciamo. L'ho farcita dentro con la crema al cioccolato, adesso e le scaglie di cocco. Il fuori è tutto panna montata colorata. Mi è venuta un po' a striature perché a furia di, cioè, un po' bicolore, però vabbè, è anche carino questo effetto, un po' così. Sopra ci ho messo praticamente la glassa di, cioè ho sciolto praticamente il cioccolato bianco, l'ho colorato di viola, anche se adesso non si vede il colore tanto bene perché la fotocamera è un po' così, e l'ho fatto colare sopra. Adesso si è indurito, quindi sopra poi vedete che ci sono un po' di imperfezioni. Ovviamente io non è che sono una pasticcera, quindi faccio quello che riesco. Sopra andrò a decorare, così si copre quella parte lì, e faccio anche il bordino in basso, questo qua, così non si vede lo stacco, diciamo, non mettere anche a fuoco. Vabbè, comunque dopo vi faccio vedere come sarà il risultato.
Questo è il nuovo gioco. Nicole, basta! Madonna, tra un po' la signora sotto di noi verrà a reclamare e a incavolarsi di brutto. Basta, amore, fa troppo rumore questa, eh? No, amore, fai un altro gioco. Andiamo a vedere un altro gioco? Andiamo a prendere un altro giochino? Quello no, amore, fa troppo rumore. Dai, andiamo di là a vedere cosa possiamo fare. Ciao ragazze, allora oggi è giovedì 28. Io sto andando dall'estetista dopo mesi e mesi di accumulo di peli a gogo. Adesso, vabbè, mi devo fare solo più che altro i baffetti e le sopracciglia che sono una roba indecente. Ogni volta che mi guardo allo specchio mi vedo proprio Maurizio Costanzo, tipo. E quindi devo assolutamente farli adesso che hanno riaperto. Madonna santa, devo per forza, anche perché a lunedì ricomincio a lavorare. Avrò sempre la mascherina, però almeno mi voglio sentire un po' a posto con me stessa. Anche le sopracciglia che sono foltissime, vabbè. E poi devo farmi le braccia perché lavorando con la mezza manica mi dà un fastidio vedermi pelazzi, anche perché poi a furia di fare la ceretta, per fortuna ne ho molti meno. Però comunque, anzi, sono quei due o tre peli che mi dà un fastidio vedere ogni volta me li faccio, invece per il resto di solito faccio a casa. Vado a fare anche la spesa alla Coop, un po' di spesa e basta. Poi non ho altro da fare oggi a parte le solite pulizie di routine e basta. Dai, ci vediamo dopo. Tra l'altro, poi domani ci devo anche ritornare perché devo farmi le unghie, che faccio il gel, perché io ho delle unghie bruttissime, sono sempre fragili e alla fine. Lo smalto mi dura un giorno praticamente e quindi il gel è l'unico che, cioè, ma guarda questo, mi sono messo proprio in mezzo, vabbè. E il gel è l'unico che mi dura e mi fa un minimo crescere le unghie, perché sennò davvero mi si spezzano sempre. Poi con il mio lavoro comunque io non è che sono in ufficio, che comunque non faccio, diciamo, lavori manuali, anzi. Sono praticamente tutti manuali i miei lavori. E quindi le unghie mi si spezzano di continuo. Con il gel ho trovato questa cosa che almeno riesco a farmele durare. E poi mi piace, cioè almeno l'unica cosa. Io ho pochi vizi per me, ecco, chiamiamoli vizi. Uno di questi è appunto la manicure. Ormai da un po' che le faccio, quindi mi piace proprio avere le mani in ordine. E basta, quindi poi domani ci dovrò tornare. Avevo chiesto se c'era posto già oggi, ma non c'era posto, quindi devo fare due, andare sia oggi che domani. Oggi penso che comunque ci metterò pochissimo. E domani un'oretta e mezza più o meno, di solito. Adesso io sto cercando parcheggio che non trovo. Ed è un problema perché sono già in ritardo. Vabbè. Vediamo. Ok. L'estetista è andata. Vediamo se sono rossa. No. Ok, adesso andiamo alla Coop, che tra l'altro è qua vicino. Vediamo di non spendere migliaia e migliaia di euro. E poi me ne vado a casa, che devo fare tutte le pulizie, iniziare a pensare a cosa cucinare. Che
sbattita ogni volta. Sto cibo. Poi da quando siamo in 5 è davvero davvero pesante pensare a cosa mangiare. Per fortuna adesso con questa cosa del batch cooking riesco a perdere meno tempo, diciamo. Anche perché poi lunedì ricomincio a lavorare. Mancano 3 giorni. Oddio, come sarà? E vediamo come andrà. Va bene, adesso penso che mi prenderò un caffè. Sono le 10, quindi è orario perfetto per il caffettino. E poi andiamo alla COP. Ok, anche questa è andata. Spesa fatta. Ho aperto il baule per mettere i sacchi dentro, due bustone. Praticamente mi sono accorta di quanto faccia schifo la mia macchina, cioè devo assolutamente lavarla. Adesso da quando sono a casa in maternità praticamente la macchina non l'ho più usata. Infatti mi si è scaricata la batteria ben 2 volte quest'anno. No, l'anno scorso durante la pandemia, vabbè, per forza, perché non l'ho usata praticamente per 4 mesi e mi si era già scaricata. Poi anche adesso, non molto tempo fa, mi si è scaricata di nuovo perché l'ho tenuta praticamente sempre ferma e poi è in uno stato pietoso, cioè veramente inguardabile. Quindi adesso, quando poi riprenderò a lavorare, che uscirò più spesso con la macchina, bisogna che la porto a fare una disinfestazione, direi, oserei dire. E niente, adesso vado a casa, poi magari vi faccio vedere cosa ho comprato. E basta. Quindi adesso parcheggio la grande, ci vediamo tra poco. Ok, eccoci qui. Allora, in totale ho speso 56 euro. Sono 2 sacchi di spesa. Vi faccio vedere. Allora, ho comprato il pain carré, che questo lo uso per le gemelline, per metterci un velo di marmellata di goni, e se la mangiano a merenda o la mattina, dopo il mio latte, per colazione. Poi ho preso 2 pacchi di gran cereale, questi qui alla frutta, che dentro hanno l'avena, i vari cereali, eccetera. E poi un altro pacco che però non è qui, adesso ve lo faccio vedere. Insalata. Io ragazze, cioè costava davvero talmente tanto il cespo di insalata che mi conveniva prendere questo. Costava quasi 3 euro il cespo di insalata. Questo qui, 99 centesimi, che era scontato, e ne ho presi due. Poi broccoli, poi ho preso le piadine, queste qui della Costa, poi ho preso la sfoglia, buitoni, ho preso questa normale, classica, e poi ho preso anche quella senza glutine, che erano scontate e ne ho approfittato. Poi ho preso la salsa di pomodoro, questa qui della Coop. Poi mi sono presa per la colazione i cereali con il cioccolato fondente, questi integrali. Non li ho mai presi, li devo provare, non so come sono. E la farinata di ceci, che di solito la faccio io, però me la tengo sempre di scorta perché questa della Coop è abbastanza buona. Poi vabbè, per loro ho preso un formaggio. Poi le patatine, queste qui della Pizzoli, che sono quelle con la spiga senza glutine, che ad Eliana piacciono. Patate a go go. Poi ho preso i pinoli, ho preso 3 sacchettini da 99 centesimi, il miglio, questo. Poi vabbè, mi sono presa dei chewing gum. Poi nell'altro sacco, devo fare anche in fretta perché la batteria è scarichissima. Ecco qua, questo è l'altro pacco di gran cereale con riso. Poi ho preso i fagioli neri da mettere in ammollo e anche i ceci. Poi un altro broccolo, un'altra insalatina, come dicevo. Poi ho preso il pan grattato, quello col glutine. Poi le banane.
bustone di arance per la spremuta, poi il mais, pacco da tre, le mele, le più brutte che c'erano, che sono anche le più buone, lo yogurt bianco della Soyasan, questo qui, e due confezioni di polpa di pomodoro Mutti, che secondo me è la più buona che ci sia ed era anche scontata. E basta, questo è tutto, ragazze. Allora, sono le 3:25 e io mi sto facendo la mia merendina. Sto mangiando una fetta di pane multicereale, questo qua che prendo al panificio, è proprio tutto integrale con i semi. Fantastico, lo adoro. Dura anche parecchio. E poi ci metto il burro di mandorle, il burro di mandorle, il burro di arachidi, questo qua che compro al gigante. E poi mi mangio due datteri, questi qui della Lidl. Buono, 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 buono. Golosissimo. Ciao ragazzi, allora oggi è il 29 di gennaio, sono le 10 e mezza qui, e adesso io tra mezz'ora devo essere dall'estetista per fare appunto le unghie. Mi sto facendo il caffè prima di andare. E niente, quindi sto facendo passare il robottino, ovviamente, il mio caro amico robottino. E ho già fatto mille cose, mi sono anche fatta la doccia, che io ormai la doccia me la faccio sempre quando, dopo che porto le bambine a scuola, almeno mi posso fare una doccia come si deve, e non di 2-3 minuti come al solito quando capita che me la faccio quando ci sono loro a casa, vabbè. E poi niente, oggi praticamente non devo fare nulla, a parte mettere a bagno i legumi, che li metto a bagno oggi, così poi domani li cuocio, che è sabato. Ah, tra l'altro mi sono arrivati i turni della prossima settimana. Oddio, si ricomincia, Madonna. Sono un misto tra emozionata e in ansia. In ansia perché praticamente, cioè, cambieranno di nuovo tutte le nostre abitudini e questo mi spaventa alquanto. Infatti ho già visto che praticamente, allora, noi adesso siamo in zona arancione perché siamo in Lombardia e quindi io lavorando in un centro commerciale saremo chiusi sabato e domenica. Che vabbè, non mi capita mai nella mia vita di stare a casa il sabato e domenica di regola perché io lavorerò sempre i sabati e le domeniche. E ho un solo giorno di riposo a settimana, quindi potete immaginare. Però grazie a Dio facendo 4 ore almeno ho gran parte della giornata libera, perché sennò veramente non saprei dove sbattere la testa. E ho avuto i turni della prossima settimana, cioè che mi siedo un attimo. E niente, quindi sarò a casa venerdì, che sarà il mio giorno di riposo, più sabato e domenica. Che vabbè, saremo in cassa integrazione e poi faccio lunedì e martedì intermezzo, quindi faccio 12 e mezza, me 16 e 30, vabbè. E poi giovedì. No, mercoledì e giovedì faccio la chiusura, che chiudiamo comunque prima del solito orario. Alle 7:30 chiudiamo. Quindi sarò lì alle 4:30. Giusto? 4:30? Sì, boh, vabbè. Mi devo un attimo riabituare. Eccoci ragazzi, sono di nuovo in macchina. È praticamente l'una. Adesso sto di corsa tornando a casa che